Da alcuni anni a questa parte Lorenz purtroppo non gode di grande fama tra gli appassionati, eppure si tratta di un marchio storico assolutamente italiano che nel corso della sua storia ha fatto grandi cose, ha fatto bellissimi orologi, ha vinto dei premi e credo anche che dovrebbe essere valutata in maniera un po' più oggettiva, un po' più approfondita, un po' più da appassionati, insomma. E ve ne voglio parlare in questo nuovo e primo video della rubrica Un orologio, una storia. E abbiamo un bellissimo Lorenz da farvi vedere e lo ripercorriamo assieme alla sua storia in questa nuova puntata qui su Talk, tra pochi secondi, dopo la sigla. Iniziamo. Allora, nuovo format, prima puntata di questo nuovo format, un orologio, una storia. Ci manda questo video un amico su Telegram e per inviare il vostro video e raccontarci la storia del vostro orologio potete contattarci su Instagram in privato al contatto TocoClock in maniera tale da darvi poi le istruzioni per mandarci il video e per raccontarci la vostra storia che farà parte di una nuova puntata di questo nuovo format. E oggi parliamo di Lorenz. Lorenz nasce nel 1934 dal maestro orologiaio Tullio Bolletta ed è un marchio italiano, italianissimo. Nasce a Milano in via Monte Napoleone e lo scopo di Lorenz era quello, come in quegli anni, negli anni 30, di offrire grande qualità con tutto lo stile e tutta l'importanza della manifattura italiana, importanza che per fortuna non abbiamo mai perso. Ma questo andava unito naturalmente anche alla tradizione orologiera svizzera e lo scopo di Tullio Bolletta era proprio questo, cioè quello di offrire, un po' come succedeva all'inizio del secolo per Panerai, offrire insomma qualità svizzera con lo stile italiano al giusto prezzo. E così nacque appunto Lorenz, che all'inizio non si chiamava così. Nel 1934 infatti si chiamava La Regale. Ed era un'azienda che appunto produceva orologi che avevano l'obiettivo, avevano l'ambizione di essere appunto dei pezzi di eleganza regale. Poi divenne Lorenz nel corso del tempo e oggi, o almeno dal 2016, è parte della società Leader Watch Company. Oggi purtroppo Lorenz non è ricordata e conosciuta dagli appassionati per la grande storia che è riuscita a realizzare nel corso dei decenni precedenti. È associata più che altro a orologi fashion, a orologi economici, molto spesso a homage. Eppure negli anni 60 Lorenz, ad esempio, ha vinto il prestigioso premio del Compasso d'Oro, l'International Award, con l'orologio da tavolo Statiq, opera del designer Richard Stapper, che realizzò qualcosa di veramente molto particolare. Ed erano anni d'oro, tant'è che Lorenz collaborò anche con aziende importantissime dell'orologeria svizzera come Aquastar e Edox. Ed è molto raro e sarebbe bellissimo per un collezionista avere un pezzo del genere in collezione, l'Aquastar marchiato Lorenz sul quadrante, un pezzo veramente più unico che raro. Nell'orologio e la sua storia di oggi Guido ci ha mandato questo bellissimo cronografo Lorenz degli anni 80 che incassa all'interno un pregiatissimo movimento cronografico Lemania. E già questo insomma dovrebbe far capire come anche negli anni 80 Lorenz era un'azienda orologiera italiana dal cuore svizzero che aveva grande spazio tra gli appassionati e direi anche in maniera del tutto meritata. Questo in particolare è un cronografo che fu acquistato dal nonno di Guido nel 1985 e fu regalato al proprio figlio, quindi lo zio del nostro ascoltatore, che lo ha indossato praticamente sempre. È un orologio che Guido ci racconta ha sempre visto al polso dello zio prima di ereditarlo, prima di averlo in regalo a sua volta e così poterlo mantenere in famiglia. Ed è un orologio che ne ha viste davvero di tutti i colori. In particolare, Guido ricorda quando lo zio ci andava a pesca o ci giocava addirittura a calcetto, fino a quando purtroppo non ha subito anche un incidente in moto, dove per fortuna lo zio di Guido, insomma, non ha
subito grandi conseguenze, a differenza invece di questo Lorenz che a seguito di quell'incidente praticamente è stato ricostruito da un maestro orologiaio e lo si vede per esempio dall'inserto non coevo perché appunto era mancante ed è anche molto difficile e molto raro trovare pezzi coevi per orologi di questo tipo che purtroppo non hanno naturalmente la diffusione che possono avere invece altri orologi come Rolex, Omega o comunque di aziende più blasonate. La referenza di questo cronografo è la 12042 e come dicevamo incassa un cronografo Lemania. Lemania che a seguito dell'incidente avuto dallo zio di Guido ha dimostrato anche di essere un calibro non soltanto affidabile ma anche robustissimo direi, tant'è che l'orologio dopo essersi distrutto in 100 pezzi e poi ricostruito, riassemblato anche con pezzi di fornitura e ciò che si trovava, in ogni caso ha continuato sempre a funzionare e ancora oggi con il suo bellissimo trizio ingiallito e con le storie che si porta dietro è al polso di Guido. Lemania in particolare è un'azienda di orologeria svizzera di grandissima importanza e che tutti conosciamo. Nasce nel 1884 da Alfred Lugrin ed originariamente portava proprio il suo nome, la Lugrin SA. Nel 1930 poi, quando passò nelle mani del figlio di Lugrin, Marius Melan, l'azienda prenderà il nome di Lemania Watch Company. E l'importanza e il prestigio di Lemania nasce anche da una storia che sicuramente tutti conoscete, ma che magari non associate immediatamente collocandola nel suo giusto posto. Perché, come sicuramente ricorderete, il calibro Omega 321, il leggendario Omega 321, non è altro che un calibro con base Lemania 2310 e che poi verrà sostituito dal calibro Lemania 1873, rinominato da Omega 861, il successore del 321. Entrambi i calibri, come abbiamo peraltro raccontato nei nostri documentari dedicati all'Omega Speedmaster, testati e certificati dalla NASA per tutte le missioni spaziali con equipaggio umano. Insomma, all'interno di questo cronografo Lorenz, con tutta la storia che porta dietro Lorenz, l'affascinante storia di una casa italiana nata a Milano a via Monte Napoleone e tutte le storie che questo Lorenz porta dietro al polso dello zio di Guido e oggi al polso proprio di Guido, suo nipote, incassa anche al suo interno un grande calibro che ha fatto la storia dell'orologeria moderna sportiva per come la conosciamo e per come continueremo a raccontarla negli anni a venire. Insomma, questa era la storia del Lorenz 12042. Se volete raccontarci la storia del vostro orologio, scriveteci in privato su Instagram, Tocco Clock, così da partecipare a una nuova puntata di Un orologio e la sua storia. Grazie per essere arrivati fin qui. Se volete scrivetevi, è gratuito. Ci vediamo in una prossima puntata qui su Tocco. Ciao!